In evidenza questa settimana, sindacato, sabato 2 aprile, manifestazioni territoriali di CGIL e CISL UIL in tutto il paese per cambiare la legge Fornero. Pensioni, la CISL chiede subito un confronto al governo e dice che la reversibilità non si tocca. Solidarietà, le attività di volontariato promosse dall'associazione Anteas a favore delle persone più bisognose. Il countdown per la mobilitazione unitaria sulle pensioni per i sindacati è già iniziato. Sabato 2 aprile, con una serie di iniziative territoriali, CGIL, CISL e UIL torneranno a far sentire la loro voce per chiedere di cambiare la legge Fornero. La legge Fornero va cambiata. Lo diciamo noi, in verità lo dicono tutte le forze politiche. Sono mesi, forse anni, che chiediamo un incontro con il governo del momento per metterci a un tavolo e rivedere le condizioni di questa riforma così ingiusta ed inqualificabile. Abbiamo necessità di ridare speranza a chi deve andare in pensione e a chi deve lavorare. In un modo o nell'altro crediamo che sia utile fare pressione attraverso una mobilitazione in tutto il paese il 2 aprile che parli di pensioni, che dica che quella legge è sbagliata e che proponga le correzioni che servono. Secondo la CISL, il governo deve formulare una proposta di riforma della legge Fornero, aprendo un confronto con il sindacato sulla flessibilità in uscita, che oggi è indispensabile per venire incontro alle esigenze di tante lavoratrici, di tanti lavoratori e dei giovani in cerca di occupazione. Prima di tutto bisogna rivedere il meccanismo della flessibilità in uscita, ovvero ricostruire quelle condizioni per cui l'uscita anticipata per il pensionando non abbia penalizzazioni. Chi ha più di 42 anni di anzianità contributiva non può uscire penalizzato. Quando raggiunge la propria anzianità deve poter uscire senza penalità. Così come valutare la differenza tra i lavori. Un lavoro pesante non è la stessa cosa di un lavoro leggero, un muratore non è un impiegato. Un criterio di riferimento per la flessibilità in uscita, quindi un pensionamento anticipato, in relazione al tipo di lavoro. Costruire una flessibilità in uscita, ovvero un'uscita anticipata rispetto alla legge di adesso, la legge Fornero, per accedere in pensione significa anche dare slancio ai giovani e all'occupazione di questi ragazzi che in questo momento sono ostacolati da questo muro legato all'impossibilità di andare in pensione. Nello stesso tempo dobbiamo salvaguardare le condizioni, come si dice, del potere d'acquisto delle pensioni, dobbiamo poter defiscalizzare le pensioni e dare soluzione definitiva agli esodati. È scoppiata la polemica sul disegno di legge che riordina le prestazioni di natura assistenziale e previdenziale come strumento unico nell'intenzione del governo di contrasto alla povertà con misure legate al reddito e al patrimonio. Nel decreto legge, tra le altre misure, si prevede la possibilità di rivedere le pensioni di reversibilità, ovvero quelle erogate agli eredi alla morte del pensionato del lavoratore che muore avendo maturato i requisiti per l'assegno, agganciandole all'ISEE, per il quale conta il reddito familiare e non quello individuale. Di conseguenza il numero di coloro che vi avranno accesso inevitabilmente si ridurrà. La CISL Pensionati ha detto di no al governo sull'intervento sulla reversibilità. Abbiamo spiegato a Renzi e al ministro Poletti che i soldi vengono dai contributi,
e quindi non sono una mancia o un'assistenza che il governo ci dà. Quindi giù le mani dalla reversibilità. Il fatto poi che si sia stato inserito questo provvedimento per aiuto alla povertà, noi abbiamo detto al governo che i soldi vanno presi dalla fiscalità generale. Direi di più, i soldi vanno presi da tutti quelli che in questi mesi, in questi anni di crisi si sono arricchiti, perché loro possono dare senza subire. I pensionati hanno già dato e hanno già subito troppi interventi. In certi casi è meglio rivolgersi alle persone giuste. Kfz. Kfz. Per il tuo 730, affidati a noi. Sono tanti i momenti che compongono una vita. Singoli attimi che uniti insieme dipingono una persona. I suoi sogni, i suoi progetti, le difficoltà che arrivano improvvisamente e le soluzioni che a volte sono così nascoste da sembrare impossibili. In ognuno di questi momenti il padronato è con te, per ascoltarti, tutelarti, aiutarti a realizzare la persona che sognavi di essere e che noi abbiamo sognato con te. Al patronato tuteli te stesso e le persone che ami. Perché la nostra unica premura è avere cura dei tuoi diritti. Al patronato ti tuteliamo. Vieni a trovarci www.titutelliamo.it. Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio. Assegni di maternità, asili nido, agevolazioni per le tasse universitarie, sconti sulle bollette di luce, gas e telefono sono tra le principali prestazioni sociali agevolate a cui le famiglie possono accedere. Per riconoscere tali prestazioni a chi ne ha diritto, gli enti che le erogano si basano su uno strumento che indica la situazione economica delle famiglie, l'ISEE. Per compilare la dichiarazione ISEE e le domande da presentare ai diversi enti, il CAF CISL ti garantisce gratuitamente tutta l'assistenza necessaria. Per avere tutte le informazioni sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate nel tuo comune o nella tua regione, rivolgiti a noi. Con il modello ISEE si possono chiedere una miriade di agevolazioni. Le principali della mia zona sono l'agevolazione Enel e Gas Energia, cioè si può avere una riduzione di questi pagamenti. Poi si può chiedere un'esenzione dalle tasse o una borsa di studio all'Università di Bologna. Si può richiedere il bonus bebè in quest'anno, entro 3 mesi dalla nascita del piccolo. E ci sono altre richieste relative all'ISEE che però variano, spaziano da provincia a provincia. Queste sono le principali della mia zona. E in ogni caso, se chiamate la CISL più vicina a voi, potrà darvi le risposte corrette. Sono decine di migliaia i volontari Anteas impegnati in Italia nella promozione della solidarietà e della cultura della fraternità, con iniziative, azioni, gesti semplici ma concreti. Ogni giorno, con un sorriso, offrono tempo, energie e affetto a chi ha bisogno. Con il loro impegno insieme fanno la differenza nella vita di tante persone, compresa la loro, e sono anche più felici. Da noi è possibile impegnare un po' del proprio tempo e un po' delle proprie capacità per fare tante cose. Guidare un nostro mezzo per accompagnare chi ha difficoltà di spostamento, anziano o diversabile. Ascoltare al telefono o chiamare chi vive la solitudine offrendo ascolto ed amicizia. Per chi è infermiere o medico, dare la propria disponibilità nei nostri ambulatori sociali solidali. Promuovere iniziative con le scuole e con i giovani e molto altro ancora che puoi proporre anche tu. Aiutare chi ha bisogno fa bene anche a te.
puoi partecipare anche tu, chiamandoci ed entrando a far parte della squadra. Fatti coinvolgere dalla solidarietà.